Adesso Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un compositore e direttore d'orchestra statunitense, tra il più famoso in tutto il mondo. Nel 1904 a Clarinda nasceva Glenn Miller. Trascorre l'adolescenza nel Colorado, dove prende lezioni di musica e inizia a suonare il trombone nell'orchestra di Boyd Center. Tra il 1921 e il 1922 studia alla Colorado State University. Successivamente si unisce all'orchestra di Ben Pollack, lavorando anche come arrangiatore. Negli anni 30 arriva a New York, dove inizia a lavorare come freelance sia per i concerti dal vivo e sia negli studi di registrazione. Nel 1937 forma la sua prima band, cercando di mettere a fuoco le sue intuizioni musicali e sfrutta l'intensità del timbro del suo strumento, che si elevava sui quattro sassofoni, creando un suono altamente riconoscibile. Nel 1938 Glenn Miller costituì un secondo organico orchestrale, la Glenn Miller Orchestra. Nella primavera del 1939 l'orchestra, ormai messa a punto, riesce a diventare celebre molto rapidamente grazie agli ingaggi. Nel 1939 Miller incide i primi dischi di successo e nel 1940 l'orchestra assunse la sua formazione classica con numerosi musicisti. Negli anni 30 e 40 fu l'orchestra più popolare degli Stati Uniti. Nel 1941 raggiunge la prima posizione nella Billboard. Nel 1942, all'apice del grande successo, Glenn Miller si arruolò volontario nell'esercito per dare il suo contributo nella guerra, con il grado di capitano e in seguito maggiore. Dopo qualche mese fu assegnato all'aviazione degli Stati Uniti e messo a capo di un'orchestra militare. Il 10 febbraio 1942 Glenn Miller ricevette il primo disco d'oro della storia per la sua incisione di Chattanooga Cho-Cho, che aveva venduto oltre 1 milione di copie in appena 3 mesi. Fu la casa discografica RCA Victor ad inventarsi la trovata pubblicitaria di dipingere d'oro una copia del disco per poi consegnarla a sorpresa a Miller durante una trasmissione radiofonica in diretta. Glenn Miller scomparse il 15 dicembre nel 1944 mentre sorvolava la Manica a bordo di un aereo militare per raggiungere Parigi. Il suo corpo non fu mai ritrovato, come disperso in guerra, e nell'aprile del 1992 gli fu dedicata una lapide nel cimitero nazionale di Arlington. La Glenn Miller Orchestra proseguì la sua attività di concerti anche dopo la guerra, sotto la direzione di altri musicisti. A causa della sparizione del corpo ci sono molte ipotesi sulla sua morte. Una delle più credibili sembra quella che Miller sia rimasto vittima in volo del fuoco amico britannico durante un'escursione aerea contro i tedeschi. Tra le tante fantasiose teorie non ufficiali, viene ipotizzato che Miller giunse a Parigi ma venne catturato e sfruttato per raggiungere il generale Eisenhower. La musica di Glenn Miller è stata usata in molti film e telefilm e per questo è rimasta familiare anche alle nuove generazioni. Nel 1953 anche la sua vita venne portata sullo schermo
nel film La storia di Glenn Miller, diretta da un ottimo professionista quale fu Anthony Mann e con James Stewart ad impersonarlo. In onore di Glenn Miller, l'11 settembre del 1996, gli Stati Uniti emisero un francobollo commemorativo da 32 centesimi. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tanti tanti lunedì prossimo. Buon fine settimana, un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao!